Ecco, in questo video invece voglio semplicemente presentare una riflessione per dare spunto a chi sta cercando un nuovo percorso, un nuovo insegnante per un ambito artistico creativo, perché si punta alla sostanza, ok? Alla sostanza, quindi non per forza un discorso formale, ma un discorso sostanziale. Come fare a scegliere il maestro ideale per quel momento, per quel tratto della propria vita, per fare quel percorso in quel tratto. Lasciamo stare chi sceglie un diploma, che ne so, uno dice io voglio un diploma di conservatorio, faccio quel percorso al conservatorio perché avrò quel diploma che mi darà queste possibilità, mi darà questi sbocchi, eccetera, eccetera. Non parlo di quel mondo. Parlo di chi decide di fare un corso di teatro, persone adulte, al limite ragazzi, non certo bambini, ma comunque prevalentemente adulti. Voglio fare un corso di teatro, voglio fare un corso di musica moderna, voglio fare un corso di canto moderno, voglio fare un corso di lavoro su di sé, però un po' creativo, voglio fare un percorso esperienziale perché voglio cercare di favorire i miei talenti, la mia creatività. Ecco. Uno vuol partire con qualcosa di questo genere, come trovare il percorso giusto? Perché, per esempio, uno volesse fare un corso, adesso andiamo più su esempi pratici, uno volesse fare un corso di teatro a 30 anni, non l'ha mai fatto, dove vado? Le scelte ovviamente sono soggettive, nessuno può dire a un altro come deve scegliere. Sicuramente se c'è la possibilità di fare una prova, vale sempre la pena provare laddove questa chance c'è. Che sia una prova gratuita meglio o che sia anche una prova a pagamento, però se c'è la possibilità di provare, si provi perché è la cosa migliore il provare dal vivo. Io sconsiglio completamente il fatto di scegliere un maestro o una scuola semplicemente perché è famosa o è famoso soltanto perché ah, il mio amico si è trovato bene, soltanto perché, ah, ma quello allora poi se vado lì poi ho successo. Ecco, io sconsiglio vivamente di partire da questo presupposto perché è un presupposto, dal mio punto di vista, poi ognuno faccia come gli pare, totalmente errato. È bene cercare quel maestro, quella persona che ti accende una miccia, che ti apre una porta, perché il maestro cosa fa fondamentalmente? Accompagna per un tratto, e sottolineo per un tratto perché un maestro non può essere il tuo maestro, cioè idealmente può rimanere il mio maestro per sempre. Io ho dei maestri che considero maestri, considererò maestri a vita, anche se non sto più studiando con loro, perché sono maestri con la M maiuscola. Questo sì, questo è un segno di rispetto, è un segno che hanno lasciato il segno per l'appunto. Però l'atto di andare a studiare con quella persona è un atto che ha un inizio e ha anche una fine. Poi o non si studia più, o si studia con qualcun altro, o si studia qualcos'altro, o comunque si va avanti, ok? Poi ognuno va dove vuole andare, ma si va avanti. Ma il maestro, è inutile andare a cercare la scuola perché quella scuola, chissà cosa mi dà, non mi dà. Nella realtà italiana di oggi, se le persone hanno gli occhi un po' aperti, forse si rendono conto che sono bufale, sono balle, a meno che uno non punti al mondo commerciale, cosa che io non faccio. E in questo video non me ne occupo proprio. Chi si vuole sfondare nel mondo commerciale, mainstream, pop, televisivo, radiofonico, non guardi questo video perché i miei pensieri che sto condividendo non riguardano quel mondo che non mi appartiene minimamente. Chi vuol fare un'esperienza che è importante nel profondo, al di là che sia mosso anche dal semplice divertimento, sceglia quel maestro, quell'insegnante, quella scuola che in quel momento gli accende una miccia, segua quella persona che in quel momento riesce a aprirgli un mondo, perché sarà la persona giusta di cui fidarsi e a cui affidarsi per un tratto, per imparare delle cose importanti, farle proprie e poi trasformarle nel proprio linguaggio, con la propria soggettività, diciamo così, con la propria esperienza. Perché poi non si diventa la copia del maestro o della maestra, si è qualcos'altro. Io nella mia vita
i maestri che ho prediletto sono state proprio persone in grado di aprirmi, a me piace dire, un sipario magico, di aprire una porta, di mostrarmi dove già stavo andando, di farmi vedere nuove possibilità di espressione mia, che si trattasse di teatro, che si trattasse di canto, che si trattasse di lavoro su di sé, al di là della materia tecnica, ma di lavoro su se stessi, eccetera, eccetera. Poi ognuno ha le sue esperienze, però secondo me il maestro deve essere qualcuno che ti accende una miccia, punto. Ed è fondamentale provare, perché se uno può essere un maestro eccezionale, però magari non è fatto per me. Però magari non è la strada che io ho bisogno, sento quantomeno, a torto o a ragione, ammesso che esista un torto o una ragione, in quel momento di seguire. Quindi è bene provare. Il maestro da seguire è una persona di cui assolutamente fidarsi. Io quando ho avuto una mia maestra di teatro eccezionale, io mi fidavo al 100% di lei. E questo mi ha aiutato a imparare, ad apprendere, a scoprire. Il processo di apprendimento funziona se io mi fido, ovviamente se quella persona è degna di fiducia, se quella persona dimostra di avere delle doti artistiche, creative, da insegnante, eccetera, di alto livello. Okay. Mi fido anche quando, cioè mi fido sempre, mi fido quando mi dice brava, grande, mi fido quando mi dice sei sulla strada sbagliata. Ed è bene che me lo dica, perché se no continuo a sbattere la testa contro un muro e non vado da nessuna parte. Mi fido anche quando mi fa un po' incazzare. Mi fido anche quando mi mostra dei lati di me che magari non mi piacciono tanto. Però se è un insegnante, un artista, o comunque un esperto del suo ramo a seconda della materia, in questo caso io parlo delle mie materie, dal teatro al canto, ai lavori esperienziali mediante il linguaggio artistico e il linguaggio simbolico, se è un creatore di mondi, certamente lo seguirò per un tratto breve, un tratto lungo, soggettivo, però quello deve essere la miccia. No, quello è stato in televisione, o quello costa di più, o quello costa di meno. Cioè, non devono essere questi i parametri, perché non si va da nessuna parte. Poi magari uno ha la fortuna di conoscere il maestro eccezionale, perché lo cercava proprio quello di quella scuola lì, e guarda caso lo trova lì, va benissimo, però il criterio, intendo dire, deve essere un criterio che accende una miccia, che risuona. Ed è importante. È fondamentale. Io non so a chi potrà servire essere utile questo mio pensiero, questo mio consiglio, magari non serve a nessuno, ma mi piace anche fare dei video o comunque su riflessioni sugli argomenti da me proposti, perché si tratta di un vero e proprio mondo, di veri e propri mondi, se non universi. Si tratta di, si crea un vero e proprio, come dire, un vero e proprio pensiero filosofico. Quando uno, tra l'altro, sceglie un insegnante, è chiaro che questa persona è un suo mondo con delle sue caratteristiche, e nel suo lavoro deve dare il meglio di sé con le sue caratteristiche. Quindi io accetto le sue caratteristiche nell'ambito del lavoro, poi posso anche non sapere, cioè non vedere mai la persona al di fuori del percorso di studio, ma nel percorso di studio stesso, se dà il meglio di sé, se mi fa ottenere degli elevati risultati, è degno di essere seguito. Poi è chiaro, bisogna stare un po' attentini anche alle trappole dell'ego, perché è facile che io non riesca, come allievo, io in quel momento abbia una difficoltà e che è la colpa del maestro. Niente di più facile, ci sono dei meccanismi che sono dei déjà vu nella storia dell'insegnamento di queste e di tante altre materie, che lo sanno anche i sassi. Però bisogna avere anche l'umiltà di riuscire a vederlo. E un bravo insegnante ti dovrebbe anche illuminare su quello. Poi, se uno a un certo punto, ovviamente,
non se la sente più, pace amen, cioè voglio dire, però sempre nel rispetto e sempre nella fiducia del maestro che mi sono scelto. Se un maestro non mi dà fiducia, non mi piglia, il suo modo di lavorare, che sia sul canto, che sia sul teatro, che sia su una di queste materie, meglio non proseguire. Meglio non proseguire. Tra l'altro, entrando un po' più nel tecnico delle mie materie, ne cito solo due fra le varie. Del canto moderno, io mi occupo di canto moderno. Canto moderno, canto jazz, sperimentazione vocale, ma rientrano sempre nell'ambito moderno, che vuol dire che non è nel canto lirico, non è nel canto antico. Nel canto moderno, se io vado a studiare canto, prima di tutto il corso deve essere individuale, ci possono essere corsi collettivi, solitamente sono corsi propedeutici, cioè uno parte proprio da zero, un corso breve collettivo ti avvia a, oppure dei seminari tematici, uno è già avanti, fa un seminario su. Che ne so, il canto jazz per l'appunto, un seminario di canto jazz per iniziare a lavorare su quella tematica, o se persone già anche esperte di quella tematica che si confrontano, van benissimo questi percorsi collettivi, ma intendo come corso standard di persona che deve studiare, che va a lezione, che parta dal livello 0, 1, 100. Ok, deve essere individuale e non è un corso di karaoke, cosa che purtroppo va tantissimo di moda nei nostri giorni. Gente messa lì, canta sulle basi, io ti ascolto, ciao, buonanotte, ma uno questo non ci arriva da solo che può farlo anche a casa sua. C'è un po', a volte c'è uno scarso senso critico da parte dell'utente. Attenzione, perché quello che ti frega è un disgraziato, ma essere dei boccaloni vuol dire essere ugualmente, come si dice, non dico complici, volevo trovare un altro termine. Comunque, andarsela a cercare, ecco. Il discorso sul canto moderno deve esserci una preparazione sulla tecnica vocale, esercizi di tecnica vocale, perché il canto è una racchiude in sé un aspetto emotivo, interiore, energetico, ma anche un aspetto fortemente fisico, è una ginnastica. Quindi io devo fare tecnica vocale e deve evolversi, non posso fare lo stesso esercizio per 5 anni. Gli esercizi cambiano, evolvono. Quando sono in prima elementare, poi andrò in quinta elementare, non farò gli stessi compiti, gli stessi esercizi in classe che facevo in prima, ma lo stesso vale per qualsiasi materia. Il mondo teatrale è diverso, nell'ambito dei corsi di teatro si parte dai corsi collettivi, perché è un lavoro insieme, creativo, si inizia dal corso collettivo, poi uno può anche andare avanti poi con un percorso individuale, ma i corsi collettivi possono durare tanti anni a livello collettivo, a seconda delle scelte, però il collettivo nel teatro non è una cosa che vale meno, è l'approccio giusto. Poi uno può lavorare sull'individuale, se vuole va benissimo, però l'approccio di base parte e va avanti come collettivo. Al di là delle metodologie, perché per insegnare teatro come canto, come qualsiasi altra materia, ce ne possono essere 3.000, quindi non esiste una sola metodologia di lavoro, ma al di là della metodologia, un buon insegnante di teatro fa lavorare tutti in un modo creativo e costruttivo. Quei corsi collettivi di teatro dove si mettono in competizione gli uni con gli altri, dove sono più bravo io, sono più figo io, perché adesso vanno di moda queste brutture, io non lo sceglierei. Così come non sceglierei il teatro dell'ego, ma sceglierei il teatro dell'anima. Poi ognuno ha i suoi gusti, i suoi obiettivi, le sue preferenze, quello che gli pare, ognuno faccia quello che vuole. Però a seconda del suo sentire, attenzione anche a vedere cosa mi viene proposto. Al di là del mi piace o non mi piace, che oggi va tanto di moda, non è solo quello. Al di là del mi sento a mio agio, fondamentale. Fondamentale. Pur sapendo però che il lavoro poi sarà anche duro. Oggi vale la moda. Scusate, eh. Scusate, ho spento un ventilatore che mi faceva anche piacere, però adesso mi stava stordendo. Qualsiasi materia ha in sé, racchiude in sé
scusate, anche la luce. No, ho sbagliato, vabbè. Racchiude in sé delle difficoltà. Non sarà tutto easy, non è tutto subito, non sarà tutto facile. Ci saranno dei momenti in cui incontrerò delle difficoltà. Evviva Dio, siamo umani, queste difficoltà servono per crescere, per andare avanti, per evolvere. Vuol dire che sto continuando, sto andando avanti. Chi non desidera incontrare mai difficoltà e invece che un insegnante cerca un intrattenitore, faccia altro. Oggi va molto di moda il concetto di intrattenitore. Poi c'è un assurdo, c'è una grande contraddizione, perché come da una parte va di moda l'intrattenitore, cioè io ti pago, tu mi devi far fare quello che voglio io, mi devi far divertire, non mi devi rompere le balle, fondamentalmente. Ecco, ti pago per il mio piacere, ricorda un'altra professione che non cito, ecco, e che non è bello, comunque va molto di moda l'intrattenitore. D'altra parte vanno di moda invece in televisione, che io non guardo, vabbè. Me lo riferiscono e ho sbirciato. Vanno molto di moda, d'altra parte invece i coach che ti massacrano perché devi cantare come se fosse l'ultimo giorno della tua vita, cioè delle robe che trovo assurde. Ecco, c'è questa strana dicotomia, questa strana contraddizione che va molto di moda ai giorni nostri, non so perché. Io non sceglierei né l'uno né l'altro, cioè né l'intrattenitore, di cui non me ne frega niente di essere intrattenuta, io voglio crescere, anche sbagliando, ma voglio crescere. Così come non me ne frega niente del coach, canta come sia l'ultimo giorno della tua vita la canzonetta pop del Kaiser, cioè non rientra proprio nel mio pensiero, no? Ecco, però sono lavori dove si suda, come studiare uno strumento, io non insegno strumento. Però chi studia pianoforte, chi studia chitarra, al di là che lo faccia per hobby, al di là che lo faccia perché lo studia da una vita, al di là che l'ha studiato per una breve parte della sua vita o sin da bambino, è un lavoro impegnativo, dove ci si esercita, ci si esercita e si continua a lavorarci e si diventa creativi e si iniziano a inventare le proprie cose, poi si esplora e via dicendo. È la stessa cosa. Se non c'è la volontà di mettersi in gioco e non c'è la volontà, cioè la consapevolezza di fare anche fatica e che non tutte le lezioni saranno divertenti e che non tutte le materie all'interno di un corso di teatro, di un corso di canto, saranno tutti, o di un altro corso di questi sarà divertente. Se uno si vuole solo divertire e fare due risate, vabbè, ci sono i corsi collettivi di latinoamericano lì che si beh, vabbè, vado a fare altro. Riaccendo per l'ultima tranche il ventilatore. Comunque concludo dicendo, per scegliere un proprio insegnante che condurrà per un percorso breve o lungo che sia, fatevi condurre dal vostro cuore e dal vostro sentire più profondo. Perché solo una persona che ti apre un nuovo mondo, che ti apre delle nuove possibilità, ti insegnerà qualcosa di importante e ti porterà a fare un'esperienza che non ti servirà solo in quella materia lì, ma poi servirà nella vita. Quelle lezioni poi serviranno nella vita. Al di là che uno lo fa a 50 anni, a 70 anni, non a 18, non importa. È fondamentale. I miei maestri migliori sono state le persone che mi hanno veramente aperto dei mondi e mi hanno anche fatto dei gran cazziatoni, mi hanno anche fatto vedere dove sbagliavo, anche duramente, e mi ha fatto bene. È fondamentale. E mi hanno applaudito e mi hanno riempito di entusiasmo quando finalmente raggiungevo un grande obiettivo ed era vero, era autentico, era fatto col cuore, lo sentivo, non era una balla, non era un far finta di. Del far finta di, non sappiamo cosa farcene. Purtroppo viviamo in una società ipocrita dove il far finta di è la base quotidiana di un sacco di gente in un sacco di contesti. Facciamo teatro, facciamo musica, facciamo canto, facciamo percorsi esperienziali per essere meglio di così.
non per continuare a far finta di. Quindi cerchiamo qualcuno che ci apre delle nuove porte. Poi quando sarà finito il percorso, lo ringrazieremo, lo porteremo anche nel cuore tutta la vita, come io porto nel cuore da anni un sacco di libri, un sacco, pochi in realtà, grandi insegnanti che ho avuto, però resta quello che ho imparato. E ricordo sempre dal punto di vista pratico, se c'è la possibilità, provare. Se non c'è la possibilità di fare una prova, magari un corso breve, magari un seminario, non sempre si può fare una prova prima, chiedere una telefonata, parlare, documentarsi, andare su internet a vedere ma che artista è? O se non è su internet perché vecchia scuola, perché usa altri canali, andare a cercare e reperire del suo materiale, andare a vedere un suo spettacolo, la sua filosofia. Si unisce alla mia, oppure non lo so, ma mi affascina? E lì è la risposta. Bene, io vi ringrazio e per tutte le informazioni ci sono qui la mia mail, il mio telefono e anche il mio sito. Non è ancora del tutto finito, ma se volete informazioni, contattatemi. Ciao!